Michele, se ti dico passione eterna, tu che cosa mi rispondi? Ti rispondo il mio nuovo singolo girato interamente nella città di Crotone, che sta andando bene, l'altro giorno l'abbiamo pubblicato, quindi un singolo che fa parte del mio nuovo album dal titolo Innamorato di Napoli. Non solo innamorato di Napoli, ma anche di Crotone. Certo, io venivo da piccolo a Crotone, ho studiato a Crotone, mi legano tanti affetti, insomma, anche familiari qui a Crotone, quindi considero Crotone una piccola Napoli, perché poi si somiglia sotto certi aspetti a Napoli. E poi io penso che ogni calabrese si debba sentire un poco crotonese, perché la cultura, la storia di Crotone, poche città ce l'hanno. In questo periodo di lockdown e di pandemia, che cosa hai fatto a parte quest'ultimo disco? Abbiamo cercato di organizzarci con la speranza di poter tornare nelle piazze, con la gente, fra la gente. Sto promuovendo questo nuovo album con la speranza che si possa tornare a suonare dal vivo. Che Capodanno è stato il tuo? È un Capodanno bello perché l'ho passato in famiglia, dal punto di vista familiare, dal punto di vista artistico non bello, perché insomma sono quei momenti in cui tu ti senti artisticamente realizzato nel suonare, avere davanti tanta gente, aspettare l'anno nuovo, stare a casa magari e farla in maniera normale, come un cittadino normale e non un artista, è un qualcosa che ti manca, insomma. Perché passione eterna? Passione eterna è una grande canzone che cantò anche il grande Mario Merola. Io penso che alla base di tutto, della nostra vita, anche nelle coppie, oltre alla stima, all'affetto, ci debba essere sempre la passione. Se viene meno la passione, la coppia non va avanti. Quindi la passione per me è un sentimento alla base di un rapporto importante, quindi ci debba essere sempre.